una legge che dice amati, vogliti bene, di legge, amati. Incredibile, come vuol dire? Ma la cosa più sorprendente, che uno non ci pensa mai, e che a prima vista sfugge, è che quando dice ama il prossimo tuo, ci sta dicendo non solo che ognuno di noi ha il dovere di amare, ma che ognuno di noi ha il diritto di essere amato, il diritto, perché anche l'altro deve amare te. E quindi dobbiamo essere abbracciati dall'abbraccio, insomma. Questo è un grande pensiero, grandissimo. Vuole che ognuno di noi sia amato, vuol far provare a tutti cosa vuol dire, vuole che ognuno di noi abbia il diritto di conoscere questo miracolo. Insomma, tutto trova la sua pienezza, si ricapitola, si riassume in questa parola, amarsi. Però c'è una cosa da dire, che il tempo passa e il problema fondamentale dell'umanità da 2000 anni è rimasto lo stesso, amarsi, solo che ora è diventato più urgente, molto più urgente. E quando oggi sentiamo ancora ripetere che dobbiamo amarci l'un l'altro, sappiamo che ormai non ci rimane molto tempo. Ci dobbiamo affrettare, affrettiamoci ad amare. Noi amiamo sempre troppo poco e troppo tardi, affrettiamoci ad amare, perché al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore, perché non esiste amore sprecato e perché non esiste un'emozione più grande di sentire quando siamo innamorati che la nostra vita dipende totalmente da un'altra persona, che non bastiamo a noi stessi, e perché tutte le cose, ma anche quelle inanimate come le montagne, i mari, le strade, ma di più, il cielo, il vento, di più, le stelle, di più, le città, i fiumi, le pietre, i palazzi, tutte queste cose che di per sé sono vuote, indifferenti, improvvisamente quando le guardiamo si caricano di significato umano e ci affascinano, ci commuovono. Perché? Perché contengono un presentimento d'amore, anche le cose inanimate, perché il fasciame di tutta la creazione è amore. E perché l'amore combacia con il significato di tutte le cose, la felicità, sì, la felicità. A proposito di felicità, cercatela tutti i giorni, continuamente. Anzi, chiunque mi ascolti ora si metta in cerca della felicità, ora, in questo momento stesso, perché lì ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi, ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli.